L'annunciato e preoccupante attacco dell'Iran è arrivato nel corso della notte. Più di 200 attacchi con missili e droni hanno colpito Israele, anche se il 99% dei quali sono stati intercettati. Limitati i danni, anche se sarebbe stato segnalato il ferimento di una bambina. L'Iran rivendica di aver colpito diversi obiettivi nello stato ebraico ed inferto particolari duri colpi alla base aerea del Negev. L'esercito israeliano parla di escalation grave e pericolosa ed annuncia una risposta. Come previsto, dunque, arrivata l'annunciata risposta iraniana all'attacco di Israele a Damasco del 1° aprile, in cui era stato ucciso un alto generale dei Guardiani della Rivoluzione. Una risposta che non è piaciuta alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che condanna fermamente l'attacco palese e ingiustificabile dell'Iran contro Israele e invita Iran e i suoi delegati a cessare immediatamente questi attacchi. Condanna anche da parte della Germania, che parla di un'azione che potrebbe gettare un'intera regione nel caos. Lo ha scritto sul suo profilo X la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock, esortando uno stop immediato. Una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si terrà alle 22 ora italiana.